Dè, per questo video non si può chiedere meno di 10.000 like. Dè, Maremma Maiala, mi sento solo. Da quando mi hanno salvato, ho visto soltanto Marci. Quel bischero di Tano non si è fatto più sentire. Non è che chiedo molto, vorrei soltanto rivedere Tano perché mi farebbe piacere. Vorrei tanto che facesse qualcosa per me. Oh, ma guarda un po' Povino V, mi si è rotto il braccialetto dell'amicizia. Potrei esprimere un desiderio. Sarebbe troppo banale dire di rivedere Tano. De vaia, però mi piacerebbe veramente rivederlo, questo qui. Buffon, va che ti ho sentito, eh. Cioè, non è che adesso non mi vuoi più vedere, vuoi vedere solo Tano, non ho capito questa cosa. Forse non mi sono perso qualcosa, però ti ho Oh, sentito. Bischero, non è come pensi, è solo che mi trovo bene con te, ma mi piacerebbe rivederlo, Tano. Hello from the other side. Tornando, merde! Burlesa Marci e benvenuti in questo nuovo video della Vanilla. Oggi sono in compagnia di Tano. Ciao a tutti! Perché ragazzi, Buffon ha espresso un desiderio nel quale appunto voleva Tano nel video e non so come mai è caduto proprio a pennello mentre Tano era qua. Comunque Buffon ha chiesto di vedere Tano, quindi io direi di andare da Buffon, vista che Andiamolo a trovare, ho dai. scoperto che ha la voce Buffon, ma magari è con me che si vergogna, però prima mi ha dato due parole. Ciao Buffon, allora? Buffon? Niente, fa Ma ne l'offeso. sei sicuro? Ma che c'è Tano, Buffon? Si è girato, hai visto? Si è girato. Buffon, ciao, ascolta, c'è Tano? Se vuoi ti lascio intimità con Tano, eh? Niente, no, lui, raga, non No, guarda, rispondo. sì, ha detto no, ha Ha girato detto la testa. no. Però il buon Tano ti voleva fare un pensierino prima di andarsene, ovvero farti una statua sopra la tua casettina con scritto con la tua faccia, ecco. Va bene? Ha fatto sì, Ha ha fatto un cenno, un cenno, ha fatto palesemente un è un cenno, ragazzi. cenno. Ci mettiamo a fare la cosa per Buffon. Mi sto attrezzando per fare tutto qua come bioma innevato. Quindi non pioverà più qua, ma nevicherà. E sarà tipo una figata incredibile. Adesso, Tano, ci siamo procurati un po' di lana. Sì. Quindi lana ne abbiamo. Forse abbiamo preso poca lana grigia chiara, effettivamente. Forse Però basta, grigia chiara in effetti non era molta che ci serviva, non era molto, è solo molto effettivamente. bianca. Io sai cosa farei adesso? Allora, siccome dobbiamo fare il muro. Questo è un 7x7, però vedi che ha anche le cosine qua. Sì. Lo facciamo di 4, così riusciamo a fare questo qui. Non tutto lo facciamo. Facciamo il 4, 7, 7 e poi gli facciamo il musettino. Quindi bomber, 7, 7, 7 però. triplo 7 sopra ogni cosa. Questo fine settimana sarò presente al Malpensa Fiere, quindi nel caso veniste fatemelo sapere sotto nei commenti, io ne sarei davvero contento che veniste. Ma Tano no. sta dormendo, ragazzi. Io Tano sta vogliamo dormendo. dire che ore sono? Beh, diciamo che ore sono. Diciamo che sono quasi le 3, diciamolo. Sono quasi le 3, ragazzi. Però, appunto, volevo portarvi il video domani. E una cosa che vi avevo promesso, appunto, nello scorso video, era che se veniva Tano, dovevamo fare qualcosa per Bufu. E i commenti più quotati erano: Marci, fai una statua per Bufu! Fai una statua per Bufu! E niente, facciamo una statua per Bufu. Però Bufu è cattivo perché quando gli parlo io, lui non mi risponde. Quando c'è Tano di mezzo, gli risponde. Questa è una cosa un pochino cattiva da parte di Bufu. Comunque, se hai notato, ho preso del legno. Il Sì. legno mi serve come legno, cioè come cosa di appoggio. Tu dirai, Marci, ma perché non usi semplicemente dalla terra? Perché sono Aqab e la mia ascia è più potente. E poi ho perso la mia pala con un casino che ho fatto. È un attimo pesa la situazione, lo so benissimo. Lo facciamo partire da qua. Direi da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi sembra perfetto, ok? 7 di altezza pure. Facciamo così, questo è il secondo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questa comunque è la base per il buffo. Ok, dobbiamo venire adesso in avanti di 4, come ben sai, Sì, e lì appunto. subito ci facciamo le orecchie Ok, sì, anche. le orecchie le dobbiamo fare subito qua davanti. Le orecchie erano tipo una cosa del genere, se non Sì, sbaglio. era tipo esatto così. Semplicemente, sì, Nulla di ok. particolare. Qua nevica, eh. Che Qua nevica, qua bello. piove, che figo. C'è un microclima, cioè. Ok, facciamo Sopra, così. da una parte si spia l'acqua, Sì, dall'altra la grande Bufu. Sei neve. Che un migliore, bello. ma Bufu, sei un migliore. Bianco ne ho veramente a bizzeffe perché ne avevo fatto tantissimo ai tempi. E quindi in teoria dovrebbe bastare. In teoria ho detto, non ho detto che basta, però in teoria dovrebbe bastare. Allora, bomberissimo, qua ci sta questo. Questo e questo qua.
E questo è questo qua. Quindi qua siamo a posto, ok? Ti sembra corretto? Il problema è il muso sotto che era prolungato, quindi... Sì, adesso lo facciamo. Io intanto, guarda, qua è fatto proprio apposta che scendo. Andiamo a vedere innanzitutto se le orecchie sono giuste, perché abbiamo già fatto magari un fail. Le orecchie sì. Magari abbiamo fatto un fail, non abbiamo fatto un fail, è giusto. E mi piace anche tanto come fa, come viene fuori, eh? Ok, chiudiamo prima che esca. Bufu! Bufu, oh, vieni qua, bufino. Allora, ok, lui lo fa, lascia tre, questi, no, questi sono due in realtà, sono due pezzettini, tre di grigio in mezzo il nero e poi viene in avanti il musetto di quattro, sembra. Tre. Qua si toglie questo, si fa uno, due e tre. Spazio e poi qua un, due, tre. Sì, giusto, uno, due e tre, spazio. Qua si mette il nero. Qua si mette il nero, no, non era qua il nero, si mette qua il nero, yes. Si prende il bianco, guarda che tu non ci crederai, ma vai. Ce l'ho fatta secondo me, ce l'ho fatta. E poi devi andare in avanti di tre, mi di sembra. Di tre, se non erro, sì, e di tre di altezza pure. Mi sembra di sì, sai? O di, altezza, beh intanto vai avanti di tre. Mi sa che è semplicemente di due. Vabbè, comunque noi andiamo avanti intanto. Cosa posso... Ma ce l'ho imparata a memoria io, dai. No, che volevo dire se era di 3, effettivamente. Sì, è di 3, quindi siamo messi discretamente bene. Qua però se dobbiamo chiudere. Io qua ho una cosa con mending. Io non so se hai mai visto una delle forbici con mending. Però io ho delle forbici effettivamente con mending. Utili. Allora, ok, qua bisogna fare così. Questo si toglie, questo sì. si toglie. E qua ed è tutto nero. Bravissimo, hai capito già tutto. E poi così. Togli il contorno e lo fai più chiaro. Poi togli il contorno e lo fai ancora più chiaro. Così. Porti. Devi okay. Levare ora sempre il contorno. Questo, esatto. Questo. E si fa di grigio chiaro. E buffu, l'abbiamo finito. È ovvio, ragazzi, che non è perfetto. Non è finito, lo sai. Lo so. C'è il pezzo sopra che vi ha fatto tutto. Il pezzo sopra? Sì. Sopra il naso. Sopra la bocca, quello che è. Ah, questo qua? Sì, lì non è fatto così. Era tipo tutto a caso qua. Qua è a caso. Ma non so come sia, cioè ha un ordine ovviamente, però non so quale sia. Facciamolo a caso, noi facciamo tipo così. Che bello. Qua ci mettiamo del bianco a caso, proprio a caso caso. Va, così ci sta. Beh, così va benissimo. Mettiamone magari uno anche un paio qua, per aggiungerci qualcosa a noi. Guarda, così sembra un pochino più realistico, eh. Ok, direi basta. Poi ci prendiamo questo e scendiamo. Allora, due Diamond X. Scendiamo, vediamo sotto com'è. E al massimo le mettiamo un tipo questo qua di bianco. C'ha un buco, c'ha un bufu. C'è un bufu, ok. Ascia. Ok, scendiamo del tutto. Olè, scendiamo del tutto, perfetto. Ho preso tutto. Sì, ho preso tutto, yes. Bufu, hai la tua star. Che bella, è venuta bene. Oddio, c'ha sempre un neo tipo qua sulla guancia, però. Però è caratteristico. È caratteristico, questo lo caratterizza dagli altri, sì. Qua si può fare una cosa del genere, guarda, Tano. Tipo così. Qua... possiamo fare una cosa che sembra che il corpo sia all'interno incastonato nella montagna proprio. Non quindi. So sinceramente se è bello. Vediamo un po'. Sì, è molto sì, più bello. Sta, è molto più bello, eh. Molto più bello. Sembra che tipo c'è il collo che va poi in verticale. Mi piace. Bufu. Questo è il regno degli orsi polari. Cioè, se noi arriviamo tipo da lontano, per farti capire, guarda un po' che figo e come si vede bene soprattutto, guarda. Sì, ci sta un botto, benissimo. Ci sta tantissimo. Qui adesso cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo far diventare tutto neve questa cosa qua. Cioè, come stavo facendo qui. Solamente che, raga, purtroppo farlo in survival non è così semplice, perché dovete prendervi tutta la neve e tutto questo, e non è facile, non è assolutamente facile. Comunque, andiamo a salutare Bufu, che, niente, è contano parla, è stato contento di vedere Tano e giustamente, non, so. Non mi vedeva da tantissimo tempo, non lo so, è strano, non so, non mi dà pure le spalle, non mi vuole vedere proprio Tano, anzi, Bufu, quanti like per questo video? Per questo video non si può chiedere meno di 10.000 like. Bufu, ma fammi capire, adesso parla. Cioè, l'ha detto. Ha detto palesemente che 10.000 like. Vabbè, Bufu, va bene, grazie, però non è che puoi parlare solo quando c'è Tano, anche negli episodi in cui io non ci so, cioè sono da solo, puoi parlare effettivamente. E magari si vergogna. Ragazzi, secondo voi può parlare? Non lo so io. Vabbè, comunque, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video della Vanilla, a parte gli scherzi che magari non apprezzate questo genere di storielle, anzi ho notato che vi piacciono tantissimo perché ultimamente sto facendo abbastanza queste cose e vi stanno piacendo un sacco. Intanto nota lì 130 Martin Garrix. Che bello. Infatti volevo dirti, ma cos'è 130 MG lì? Garrix. In ogni caso, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per il supporto che state dando alla Vanilla. Da Marci è tutto.
Bella. Bella.